Se volete acquistare account o crediti foot, rivolgetevi a Market Foot, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Vi ricordo inoltre che con il codice coupon Fede Marconi, tutto maiuscolo, tutto attaccato, avrete un 5% di sconto. Bella ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui con l'ultima giornata della FIFA Spring Cup, questo torneo organizzato da Home e SPAC. Ci tengo a ringraziarli ancora una volta perché comunque siamo arrivati alla fine. Ringrazio specialmente Home che ha invitato sia me che gli altri 7 youtuber. E quindi diciamo che tra di noi c'è stata un po' un'atmosfera di festa che chiaramente non deve rovinare quella che sarà la partita finale, che conta relativamente perché, come sapete, abbiamo perso il treno dello scudetto. La finalissima infatti sarà proprio tra Home e Justice, la vedrete venerdì. Questa partita invece che vedete di martedì sarà giocata da noi contro IP17, che tra pochissimo andremo ad invitare. Questa è la rosa, ragazzi, che non è variata rispetto chiaramente ai vari upgrade barra downgrade della scorsa giornata. Oggi ragazzi, come sapete, noi lottiamo per il terzo posto. Dobbiamo assolutamente battere IP per non farci scavalcare da lui appunto in classifica, sperando nello scivolone di Zlatan contro Spectraz. Eccoci qui, IP Team FIFA Spring Cup. Vediamo un po' se vuole giocare, altrimenti vinciamo a tavolino. Vuoi giocare? Ok, vuole giocare. Bene ragazzi, allora andiamo a gustarci la sua rosa, che aveva rinforzato molto se non sbaglio. Infatti aveva preso Welbeck a sinistra. Sarà una bella partita ragazzi, quindi andiamocela a godere. Ebbene, eccoci qui da Anfield, tutto pronto per l'inizio dell'ultima giornata. Saranno gli ultimi 90 minuti di questa Spring Cup, che ci ha visto purtroppo beffare la settimana scorsa. Eravamo sul podio fino alla fine, adesso siamo purtroppo retrocessi in una posizione che chiaramente non ci consente di ambire più al titolo in questi 90 minuti, però cercheremo a tutti i costi di arrivare terzi, vincendo noi e poi sperando in un passo falso di Rudi Zlatan al Welbeck. Occhio alla discesa di Welbeck che entra in rigore. Welbeck è pronto a metterla in mezzo, no, perché c'è Willians qui al pallone filtrante in avanti. Distin fa buona guardia, esce Krul, parte meglio Ippi ed è una rarità perché Ippi non ha mai tirato in porta in nessun primo tempo. Qui gli consegniamo però il pallone. Calcio di rigore. Stavo dicendo che Ippi non parte mai bene. Ho sbagliato dicendo che non ha mai tirato in porta, perché stavo appunto pensando che contro Exet ha segnato ben due gol nel primo tempo la settimana scorsa. Però riusciamo a regalargli anche questo primo quarto d'ora, questo calcio di rigore che lo potrebbe portare in vantaggio. McGeady contro Krul, il quarto rigore nelle ultime due partite per Ippi, e calcia sempre nello specchio, sempre in porta, e va in vantaggio ancora McGeady. Con le mani Chan, la maglia numero 8, trova Shaw. Occhio alla discesa di Shaw che si accentra, scarica su Sturridge. Disti non lo fa girare, poi sì, Sturridge, 2-0, 2-0. Allora, Ippi è famoso per partire male nei primi tempi, per farsi rimontare. E adesso noi scommettete che Boetius fa 2-1. Gol sculato, probabilmente andrà in quelli più brutti. Conquisterà il primato dei gol più brutti. Ma comunque, al di là di questo, stavo dicendo che Ippi non è mai partito bene nei primi tempi. È uno che si fa sempre recuperare, e quindi chiaramente sarebbe... È già clamoroso aver preso due gol in 20 minuti, e ora ci fa anche il terzo, appunto. E poi sarebbe clamoroso non rimontare la partita, però noi che siamo molto generosi e siamo famosi per essere una squadra molto equilibrata in questo torneo, andiamo a prendere tre gol in 30 minuti. E adesso si prospetta comunque una partita molto divertente. Niente ragazzi, la cosa che mi dà fastidio è che noi quando perdiamo, non è che perdiamo per poco, no? Quando perdiamo regaliamo proprio la partita. Questa è la cosa brutta. Comunque Boetius in area di rigore non tira, no, non tirare, mi raccomando, non tirare. Vai, tanto il campo è verde, lungo come il pisello di tuo nonno. Boetius scatta long sul filo fuori gioco. Long servito, lo stop è pessimo e il destro non c'è. E
perché chiaramente perché segnare, no? Non dobbiamo rimontare questa partita. Cioè il fallo l'ha fatto Boetius, scusate, non mi sembra che siamo partiti benissimo, eh. Boetius è stato ucciso, ma il fallo lo ha fatto lui. Mi fa molto piacere scoprire che il regolamento del calcio ogni tanto varia, perché giustamente bisogna sempre reinventarsi nella vita. Il regolamento è stato reinventato perché lui chiaramente fa gol. Scandalo, raga, scandalo. Cioè, questa partita è scandalosa. Partelia, l'ho visto Lukaku, il pallone passa, poi va dentro Lukaku, l'azione sarebbe anche bella, Lukaku in area di rigore, fallo, te prego. E andiamo, 4-2, azione ragazzi veramente bellissima. Adesso torniamo un attimo seri, non sto scherzando. Il problema ragazzi è che adesso lui ci farà un'altra azione e ci segnerà. Palla dentro, allora, è molto semplice la storia. Eh già, sappiamo tutti com'è FIFA quest'anno ragazzi. Ma è proprio nei momenti in cui ti senti perso, ti senti vittima dello script, è proprio in quei momenti, ragazzi, che non dovete pensare che lo script sia solo da una parte. Perché lo script è come il prezzemolo, lo si trova dappertutto. Sta partendo Boetius. La palla dentro per lui, Boetius. 5-3. Altro bel gol. Solo che l'avessimo fatti noi tre gol in mezz'ora all'inizio, era tutta un'altra storia. Però questo gioco ormai è fatto così, ragazzi. Per carità, non voglio togliere i meriti a Hippy, non voglio rosicare più di tanto, perché comunque alla fine la partita singola, questa partita singola, mi dà fastidio che sia andata in questo modo, sapendo che comunque non contava nulla per la classifica, perché noi ormai siamo fuori dai giochi. Lukaku cerca di entrare in area di rigore, poi fuori il pallone e arriva la parata di Green. Comunque dovremmo fare per la cronaca due gol in 6 minuti. Vediamo un po', perché con lo script non si sa mai, eh. Magari ne segniamo uno adesso. Non ci credo, ne segniamo uno adesso. E vabbè, ma tanto adesso lui tira e segna, ragazzi, state tranquilli. Lukaku. Parte Lukaku. Occasione per lui, Lukaku dentro, Depay! Depay! 5-5. Vedete quando dico lo script, ragazzi? Mi fa ridere questo gioco. Mi fa ridere questo gioco perché giustamente devo essere coerente. Adesso non mi metto a dire abbiamo meritato remontata. È script, ragazzi. Purtroppo è un gioco fatto con i piedi quest'anno. E adesso magari la vinciamo pure. Williams. Parte Wijnaldum centrale. Parte anche Boetius. Wijnaldum di testa. Pallone largo, 5 di recupero dalle parti di Welbeck. Su di lui va un UA che riesce a chiuderlo. Welbeck, guardate che cazzo è successo in stazione, ragazzi. Guardate cos'è successo. Finisce qui. Finisce 5-5 tra Federico Marconi e The Hippie 17. Così chiudiamo la nostra avventura con una rimonta che in una partita normale sarebbe stata la rimonta del secolo, probabilmente, qualora avessimo anche vinto. Ma comunque finisce così, ragazzi, finisce il torneo. Questa chiaramente non era l'ultima partita del torneo in ordine cronologico. Vi ricordo che domani vedrete la gara tra Rudy Zlatan e Spectras. Comunque vabbè, qui si chiude. Io ringrazio Om come ho fatto all'inizio. Grazie mille, caro mio. Io spero, lo dico qui davanti a tutti, che torneremo a fare una cosa del genere, perché è stato veramente un bel torneo, nel quale alla fine è finita male per me, tra virgolette, perché per come mi ero messo, ma non mi sentivo assolutamente il più forte all'inizio, e quindi alla fine non mi lamento, il quarto posto me lo prendo senza problemi. Quindi ragazzi, io vi esorto a lasciare un pollicione in su per questo video. Ditemi nei commenti, ditecelo a tutti, sia sotto questo video mio, sotto quello di Hippy, che vi invito chiaramente ad andare a vedere, sotto quello di tutti i partecipanti, se vi è piaciuta questa idea, perché chiaramente a noi è piaciuta, è venuto un torneo molto ben organizzato. Però chiaramente se a voi anche è piaciuta, saremo più incentivati a riproporvi una cosa del genere in futuro. Quindi vi ricordo anche di iscrivervi al canale se non lo siete già. Noi ci vediamo con i prossimi video. Ciao a tutti.